Ecco Kučka. Grassi. Riesce ad intercettare. Chance. Salva Handanovic. 30 minuti sul cronometro. Grassi. Kurtic. Riceve un pallone interessante. E passa. Può andare a tiro. Hakimi. La mette in avanti. Lautaro Martinez. Ecco Perisic. Guadagna metri. Può segnare da lì. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Cornelius cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Non Christian Eriksen! Ed è rete! L'Inter ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. A 0 dunque. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Tenta di allontanare il pallone. Bel gesto tecnico. Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. Il giocatore si è trovato nella condizione di commettere fallo per evitare il gol. Poteva agire diversamente, ma forse, ma era una situazione disperata. Occasione per far crescere ulteriormente il vantaggio. Deve stare tranquillo adesso e battere calmo dagli 11 metri. Non sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Ha spiazzato il portiere. Ottimo rigore. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Scatta verso il pallone. Si libera la grande. Christian Eriksen, di forza. Lautaro Martinez. Si avvicina alla porta. Calcio di punizione per l'Inter. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. E i compagni vanno a verificare le sue condizioni. Riceve in ottima posizione. L'avversario ha avuto la meglio. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Soltanto un richiamo verbale, questa è solo fortuna. Vidal. Nainggolan. Che botta! Eccola la rete! Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si riparte dal 3-0. La spinge in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui.
Gervinho. Prova la giocata di Fino. Ranocchia, riconquista la palla. Inglese. È in una posizione in cui può far male alla difesa. Vidal. Ecco Perisic. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Perisic. Va al tiro. Sepe la toglie dalla porta. Ashley Young. Ancora 4 minuti per le speranze di tutti. Pallone lungo in verticale. Occhio al cross. Ci prova. Aveva spazio davanti alla porta. Grande occasione fallita. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla a Nainggolan. Perisic. Calcio di punizione per l'Inter. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Parma ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Gervinho. Brugman. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Finisce così, non c'è più tempo. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? L'Inter era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava, non c'è altro da aggiungere. Si chiude qui il nostro collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio.